Buongiorno bellezze, buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio fare un video haul, diciamo così, perché mi sono arrivate diverse richieste di parlare se li utilizzo, o comunque se non li utilizzo magari di provarli, di prodotti per la cura del viso o del corpo bio. Diciamo che faccio una piccola parentesi. Io non sto particolarmente attenta a prodotti bio o non bio per quanto riguarda cosmetici o prodotti per il corpo. Faccio questa selezione, diciamo questa attenzione, la riservo all'alimentazione. Mentre per quanto riguarda cosmetici e company, non faccio particolare attenzione, cioè se un prodotto mi piace, se un prodotto funziona, ed è bio, ok, benissimo. Se un prodotto mi piace e funziona, ovviamente non mi dà problemi, e non è bio, altrettanto bene. Quindi non sto lì a guardare troppo inci e cose varie, anche perché spesso e volentieri sì, intorno a queste lotte contro determinati ingredienti che si trovano all'interno dei prodotti c'è un po' di marketing anche. Adesso non voglio parlare di questo, magari se vi interessa facciamo un discorso più approfondito in un'altra sede, però vi voglio dire che come un po' tutti quelli che sono in questo mondo, mi piace sperimentare, quindi mi piace comunque provare nuovi prodotti o comunque, se magari ho già provato dei prodotti, riprenderli. E quindi tutta questa grande parentesi, semplicemente per dirvi che vi voglio mostrare alcuni prodottini che ho preso da Lush, o meglio, alcuni prodottini di cui uno già lo conoscevo, mentre gli altri sono delle novità e vediamo un po' insieme. Dopo questo video, che ovviamente lo faccio con i prodotti ancora non utilizzati, li andrò a testare e poi per tutti quelli che mi hanno chiesto dei prodottini appunto bio, vi farò sapere se vale la pena o meno, perché come sapete la Lush è biologica allo stato puro, cioè voglio dire, fanno loro i prodotti. Utilizzano soltanto materie allo stato comunque naturale, quindi non mettono all'interno tutto ciò che viene considerato schifezzuola, e quindi penso che più biologico e più verde dei prodotti Lush sia un po' difficile trovarli. Per di più, considerate che sui boccettini c'è scritto tipo usarlo fresco, questo mi fa capire quanto siano appunto bio questi prodotti. Ovviamente questo è il sacchettino. Come potete vedere, appunto, cosmetici fatti a mano, e quindi iniziamo un po' a prendere. Prendo quella che è la maschera che già conoscevo, il prodotto quindi che già conoscevo, che è Mask of Magnanimity, quindi sarebbe la maschera piperita, questa qui. E questa maschera, ve la apro, ha un non so, tipo ecco, se ok, ragazze, sono appena tornata dall'accademia, quindi praticamente sono stanchissima e mi si impalla la lingua. Qui però ho detto, se non lo faccio adesso questo video non lo faccio più, e quindi facciamolo, nonostante, quindi prendetemi per quello che sono, mi sono spatacata sopra questo rossetto rosso per dare un po' di luminosità al viso, perché ho un viso tipo da morto, dopo un sacco di ore lì a disegnare, a fare, sto crepando. Quindi l'odore di questa maschera è quello del dentifricio, a me sa di dentifricio alla menta. Quindi se non vi piace questo odore, fuggite via. E il colore appunto è questo color verde. Allora, le luci non sono granché perché appunto è già buietto e quindi va bene, non fa niente. Comunque è un pistacchio, un color pistacchio.
e all'interno ci sono dei granulini. È fatta appunto alla menta e questa maschera è studiata per purificare la pelle, quindi per eliminare tutte quelle imperfezioni, per chi magari soffre di brufoletti, ma semplicemente proprio per purificare tutte quante le impurità alla pelle. È una maschera bella strong, quindi va fatta non più di una volta a settimana. Per la mia pelle, se avete una pelle sensibile, comunque vi consiglio sempre, siccome la Lush lo fa, vi dà i campioncini. Quindi, se magari siete curiosi, prima di andare a comprare il barattolo, fatevi dare dei campioncini in modo da vedere come la vostra pelle reagisce alla maschera, perché magari potrebbe essere troppo forte. Poi passiamo alle prodotti news. Allora, parto da questa qui che è una crema per il viso e si chiama Paradiso all'improvviso ed è, quindi ve la faccio vedere, è appunto una crema, dice, ad assorbimento rapido, ha soltanto l'11% di oli nutrienti, tutto il resto serve a dare sollievo alla pelle grassa, sensibile o irritata dall'acne e a rinfrescare la zona T. Quindi, allora, io non ho una pelle grassa, ma ho una pelle molto sensibile. Non ho una pelle irritata dall'acne, però magari mi piaceva l'idea di avere questa zona T, che tende ad essere, diciamo, più grassa, ma non nel senso di pelle grassa, ma diciamo la pelle normale è quella pelle che ha questa parte qui più secca, questa parte della zona T un po' più grassa, un po' più unta. Quindi, magari mi piaceva l'idea di avere questa frescura, ma soprattutto l'ho presa perché dice che è ultra leggera e quindi è a rapido assorbimento. Ed è molto buona, mi ha detto la ragazza nel negozio, tipo se dopo ci si vuole truccare. E quindi più che per l'inverno, io penso questa qui sia molto utile in estate, comunque nel periodo più caldo. O se magari ci si vuole truccare, magari si mette soltanto un siero che è sempre a rapido assorbimento, e poi questa qui in modo da non creare una base troppo pesante per poi dopo andare a mettere magari, che ne so, anche semplicemente un correttore e sfumarlo, che tira fuori troppo quel lucidino. Altro prodotto che mi ha incuriosito veramente veramente tanto è Ocean Salt, che è un detergente scrub per viso e per corpo, quindi lo si può utilizzare sia per il viso che per il corpo. Vi faccio vedere anche qui il colore, oddio, si è rovesciato tutto, è questo bel bianco, azzurro, verde, menta, e l'odore è un odore, sì, sa di mare. Sa di prodotti marini, sapete, quei sali marini, sa proprio di quello. E dentro c'è sale marino, vodka e lime. Diciamo, ha sempre il potere di purificare la pelle, di renderla più luminosa, più morbida, più setosa, più compatta, eccetera. E essendoci anche la vodka, quindi essendoci l'alcol, è anche un lievemente disinfettante, diciamo antibatterico, possiamo chiamarlo così. E ovviamente di ogni prodotto c'è scritto come si usa, quanto tempo può rimanere aperto dopo l'apertura, quindi entro quanto bisogna andare a consumarlo. E poi mi ha dato anche due saponi, due pezzi di saponi. Allora, uno è Fresh Pharmacy, che è questo sapone qui, praticamente, ne prendo un pezzo. Questo qui è un rosino chiaro, 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 che ha un odore di fresco. Niente di particolare, ed è molto buono sempre per detergere il viso, magari in quei periodi, non lo so, post ciclo, pre ciclo, dove c'è qualche impurità in più, quindi è molto buono perché disinfetta molto il volto, la pelle. E poi questo qui che è una loro novità,
che si chiama Beckett Alaska, che è un sapone sia per mani che per corpo. Adesso ve lo faccio vedere, a parte la carta che è troppo troppo carina, ve lo faccio vedere. È questo qui che sembra tipo un pezzo di limone, oddio. Questo, guardate che bello, che colore stupendo. E questo sa proprio di, sì, di lime. Buonissimo, mamma mia, buonissimo, buonissimo. E quindi questo è un sapone solido sia per le mani che per il corpo. E questi erano un po' tutti quanti i prodottini bio che testerò e quindi che vi farò sapere se ne vale la pena. Se avete già provato qualcuno di questi prodotti, fatemelo sapere giù con un commento. Se invece avete qualche prodotto, sia della Lush, sia magari non della Lush, da consigliarmi o da andare a sbirciare, fatemelo sempre sapere con un commentino giù. Quindi vi rimando ovviamente a un prossimo video e a un bell'articolo dettagliato sul blog per quanto riguarda poi cosa ne penso di questi prodotti. Quindi se vi suggerisco o meno questi prodotti come prodotti bio, quindi ragazze che me l'avete chiesto, aspettate, state lì in attesa, non mi dimentico. E niente, spero di avervi tenuto compagnia, che questo video vi possa essere stato utile, semplicemente vi abbia fatto appunto passare qualche minuto in simpatia. Mi raccomando, se vi piace il video spolliciate e se non volete perdere tutte le novità, tutte le mie cose, iscrivetevi al canale, seguitemi anche sul vlog, su Instagram, insomma, seguitemi, 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 fa sempre tanto 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 un piacere. E niente, vi mando un grande bacio, al prossimo, ciao!